c'è necessità di una rivoluzione copernicana della politica italiana. Bisogna assolutamente cambiare paradigma, cambiare visione. Vi faccio un esempio. Questo che abbiamo davanti è un rettangolo, no? È un piano. Questo per dare una metafora, un'immagine. Questo piano fa pensare alla geometria euclidea, appunto, che è una geometria piana. Questa è la situazione oggi della politica italiana, nella sua visione. Ci sono semplicemente visioni piane. Certo, abbiamo un centrodestra e un centrosinistra. A volte sale il centrodestra, altre volte sale il centrosinistra. Ma in realtà questo centrodestra e centrosinistra rappresentano un'alternanza. Si è venuta a creare a questa alternanza che ha caratterizzato, diciamo, la politica italiana dal 94 in poi, un'alternativa, cioè quella del Movimento 5 Stelle. Quindi abbiamo un centrodestra, un centrosinistra e l'alternativa, che sarebbe il Movimento 5 Stelle. Ma in realtà resta sempre il medesimo piano, c'è sempre lo stesso piano. Anche se il Movimento 5 Stelle si presenta come colui che ribalta il tavolo, ribalta il piano, il risultato è sempre un tavolo ribaltato è sempre un tavolo. Abbiamo semplicemente due misure, l'alternanza e l'alternativa. Che cosa serve per cambiare completamente visione della politica italiana e costruire altro? Cioè l'alterità. Che non c'è. Ecco, questa sarebbe l'alterità, porre con una sfera sopra il piano, dove il piano rappresenta una democrazia liberale, la liberal democrazia, i principi della nostra Costituzione, il piano è lo Stato di diritto, no? Ecco, su questo piano deve nascere la sfera, cioè una visione a tre dimensioni. Quattro, se vogliamo inserire anche il tempo come dimensione. Ecco, questa sfera è l'alterità. Io le ho chiamati i corsari, cioè un'altra visione, è tutto un altro modo. Non c'è soltanto l'alternanza e l'alternativa, c'è anche l'alterità. E l'alterità tiene conto della complessità del mondo, tiene conto della complessità della politica italiana, tiene conto dell'armonia, della bellezza, della nostra capacità di trasformare quello che può sembrare, diciamo, irraggiungibile in qualcosa di possibile. Ecco, l'alterità come il nuovo possibile.